di qui con la voglia di misurarci contro una grandissima squadra. Non è da tutti venire a Chieti e andare in vantaggio seppur con una palla particolare, ma poi alla mezz'ora noi abbiamo la possibilità di chiudere la gara a Chieti. Se andiamo sul 2-0 la partita è finita. Difficile far gol alla mia squadra poi. E abbiamo giocato contro una squadra top, lo ha dimostrato, e è andata sotto, ha pareggiato su una palla inattiva dove è il loro forte e anche il nostro forte. Oggi era una battaglia tra giganti. Nel momento in cui hanno pareggiato il secondo tempo la partita si è fatta dura, perché il Chieti ha alzato l'entusiasmo e su un'altra palla sporca di cattiveria, veramente di cattiveria, Fallo ha portato il Chieti in vantaggio. È lì che vanno fatti i complimenti alla mia squadra, che non ha mollato di un secondo. Mancavano pochi minuti alla fine, non era una sconfitta giusta e abbiamo creduto fino all'ultimo istante nel poter riprendere la gara, e onore e merito al mio grande gruppo giovane. Un pari, mister, che premia la vostra tenacia, ma a mio giudizio un primo tempo ben giocato davvero dalla sua squadra. Abbiamo fatto un primo tempo importante, sapevamo benissimo come poteva farci male il Chieti e dove poteva farci male il Chieti. Siamo stati bravi a renderli innocui e siamo stati anche bravi nel credere che potevamo far male a una squadra così forte. È chiaro che quando vieni a giocare contro una top, vai in vantaggio e hai, ripeto, la possibilità di ucciderla, il leone va ucciso, non va ferito, perché poi dopo, se lo rimetti in corsa, diventa ancora più affamato. Ci ha azzannato con un gol, ripeto, bello, devo essere sincero, di prepotenza da altre categorie, una mischia di uomini forti, di calciatori di spessore. E poi, ripeto, sono molto felice per i miei ragazzi. Mi dispiace solo per la mia espulsione, nella mia vita non ho mai preso espulsioni e quindi ero molto arrabbiato perché erano spariti i palloni, è vero, questa è la verità, e ho alzato la voce perché erano spariti i palloni, non mi vergogno, ma non ho offeso nessuno. No, con il mister ho un grandissimo rapporto, chiedevo, no, può chiederlo al mister, al mister ho solo chiesto: mister, cortesemente, siete in vantaggio, mancano pochi minuti, siete stati sportivi fino adesso, finiamo, ma voglio dire, fa parte del calcio. Non è che scopro l'acqua calda, quindi mi ero arrabbiato e probabilmente, non so se qualcuno ha sentito qualcosa di diverso, mi dispiace lasciare la mia squadra mercoledì senza l'allenatore in panchina, però non fa niente, ci godiamo quest'altro grande risultato della mia squadra. Ripeto, fermare due grandissime armate come San Benedettese e Chieti è onore a questo grandissimo gruppo che sta facendo grandissimi risultati con grande umiltà e con grande impegno. Mister, lei ha una ricetta particolare contro il Chieti. L'Arezzano in zona Cesarini, qui viene recupero. Cosa le ha fatto questo Chieti? Niente, venire a giocare a Chieti è sempre bello. Si arriva e si respira aria di calcio vero, di calcio importante, e penso che chiunque venga a giocare a Chieti voglia dimostrare il proprio valore con molta onestà e soprattutto con le cartucce che può avere nel proprio mitragliatore. Ripeto, l'avevamo preparata bene e l'abbiamo condotta bene, poi c'è anche la forza dell'avversario che è ritornato in partita, che stava facendo la partita sua, e ripeto, i grandi complimenti vanno ai miei ragazzi, perché volevamo assolutissimamente uscire indenni da questa difficilissima trasferta e così è stato. L'imponderabile del calcio, si sono affrontate le miglior difese del campionato, Chieti un gol subito, noi soltanto due, e ne è uscita fuori una partita da over, quindi però da over, attenzione, io non ho visto grandi azioni, non ho visto le due difese andare in difficoltà. La prima sicura, la seconda.
guardi, non mi piace mai, non mi piace mai entrare soprattutto in un ragazzo giovane, soprattutto non un ragazzo della mia squadra, non lo faccio per i miei calciatori, tantomeno lo posso fare per un calciatore avversario. Dico solo che in questo campionato con tanti under che giocano c'è la possibilità, c'è la possibilità che si possa commettere qualche errore, ma io penso che questi errori fanno soltanto crescere i calciatori.